Ciao a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. Oggi non, si può, non ci si può esimere da parlare un attimo anche delle elezioni, visto che il nostro prossimo appuntamento sarà dopo le elezioni. Perché parlarne? Perché ormai eh, ci hanno riempito la testa di queste elezioni che eh, ci hanno promesso a destra e a manca. L'importante è che noi. Come eh, ultimi o come la nostra intervento politico possa durare, deve durare soltanto quei due minuti, poca manciata di secondi nell'andare a, a, a porre una, una X su, su un segno, su un simbolo, poi per il resto si arrangeranno tutte. Tutte quelle persone che si sono candidate e noi saremo soltanto medi strumenti e, di avallo al, al loro potere. Eh, e quindi eh, la mia è una, sono, è una riflessione, ma più che una riflessione, è una ripresa un po' di quei punti che la sinistra comunista della, del, 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 del '21, nella, quando. <coughs> Eh, nasce il Partito Comunista d'Italia nel 1921. Eh, Le considerazioni che facevano i compagni in, già a quell'epoca a quell per cui dice che, dico che non è più possibile il, illudersi ancora sul ruolo nel mondo intero, poi fra l'altro, perché ogni tanto tutti abbiamo, veniamo chiamati a queste elezioni l'ormai perpetuata mobilitazione mobilitazione elettorale svolge all'interno di un sistema democratico parlamentare che è soltanto la foglia di fico della dittatura borghese. No, risposta no, non è possibile continuare a illuderci. Nell'arco di tre secoli di storia la classe borghese ha utilizzato tutte le forme del dominio atti a mantenere saldo il proprio potere sulla classe lavoratrice, sul proletariato. All'epoca della sua affermazione rivoluzionaria, cioè eh, eh, con la Rivoluzione eh, francese, no? contro il feudalesimo, metteva fuori legge le organizzazioni politiche di sinistra, le organizzazioni dei lavoratori. Si arriva alla fase eh, liberale, cosiddetta liberale, dello, nel, nella fine dell'Ottocento che eh, procedeva già ad assorbire nel meccanismo democratico e parlamentare sindacati e partiti opportunisti. Sappiamo già chi ha letto un po' la storia, la partecipazione del PSI in quelle elezioni del 21, mentre il, eh, il part nascente Partito Comunista d'Italia diceva no, non è possibile andare in, quel, in Parlamento. Ma comunque eh, continuiamo. Con lo sviluppo dell'imperialismo del Novecento si è data strutture di aperto dominio politico in funzione antiproletaria e soprattutto anticomunista, intrecciandole con un'abile legislazione sociale e riforma. Infine, nel secondo dopoguerra del fascismo ha ereditato la sostanza economica, cioè l'intervento massiccio dello Stato nell'economia, nella finanza, nella sociale e nella politica, rivestendola di ingannevoli maschere democratiche e nella realtà materiale Procedendo in perfetta continuità allo svolgimento degli istituti parlamentari a tutti i livelli, già iniziato e praticato dai regimi precedenti. Eppure questa realtà materiale era già ed evidente fino al manifesto del Partito Comunista del 1848. Cosa diceva un, eh, un passo di questo? Dice: La borghesia sopprime sempre più. Il frazionamento dei mezzi di produzione, della proprietà e della popolazione. Essa ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i mezzi di produzione e concentrato la proprietà in poche mani. Gli ultimi dati dell'altra volta dicevamo l'1 contro il 99, l'uno che detiene tutto il potere è il 99 dei poveri, quindi questa era una previsione, ma non è una previsione, è studiare il meccanismo, come funziona il sistema eh, di produzione capitalistico. Continuiamo con le citazioni del manifesto, ne è risultata come conseguenza necessaria la centralizzazione politica, province in indipendenti. Quasi appena collegate tra loro da vincoli federali, province con interessi, leggi, governi e dogani diverse sono state strette in una sola nazione. Con un solo governo, una sola legge, solo interesse nazionale di classe, un solo confine doganale. Bene. Un solo governo, un solo interesse eh, nazionale di classe. Ecco il dominio dittatoriale della borghesia. I di Indipendentemente dalla forma che essa può assumere a seconda delle fasi storiche, centralizzazione economico-finanziaria uguale a centralizzazione politica, anche limitandoci ad alcuni decenni, il sempre maggior pre peso dell'esecutivo, la legislazione per decreto, sappiamo che ormai è una prassi quotidiana, l'intreccio sempre più stretto fra economia e finanza e politica gli ultimi scandali eh, li abbiamo visti, li abbiamo vissuti, delle banche, eccetera, l'intervento statale, l'integrazione dei partiti e dei sindacati nello Stato, tutto ciò è la realtà, mentre il meccanismo democratico elettorale è la finzione, una finzione sempre più miserabile, cialtrona, cinica e stupida. A fronte di contraddizioni economiche e sociali e contrasti interimperialistici, ogni giorno più acuti e distruttivi. Ecco, su questo volevo ricordare un attimo cosa diceva il Soviet, che era l'organo della frazione del Partito Comunista Socialista nel 1919 e da lì poi diventò il Partito Comunista d'Italia, no? italiano, che è una cosa ben diversa. Cosa diceva? Mi leggo un passo. Il nostro astensionismo, e quindi lì eh, 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 propagandavano l'astensione, deriva dalla grande importanza che noi diamo al, compi al compito politico che nell'attuale periodo storico tocca i partiti comunisti. Conquista insurrezionale del potere politico, instaurazione della dittatura del proletariato e del sistema sovietista. Siccome il più grande ostacolo a questa lotta sono le tradizioni, e I partiti politici della democrazia borghese affermiamo indis indispensabile il troncare ogni contatto col movimento rivoluzionario e gli organi rappresentativi borghesi, l'isolamento della carogna imputrefazione della democrazia parlamentare. Oggi quel cadavere, cioè, quindi diceva. Poi andiamo un attimo a analizzare, diceva: Noi non abbiamo niente a che fare con queste cose. Noi eh, vediamo la democrazia diretta, la democrazia in un altro modo, non la democrazia delegata che metti la, la tua, il tuo interesse politico in, in pochi secondi, poi sei spettatore per tutta una vita. Oggi, quel cadavere, quella carogna in putrefazione, con a camminare come uno zombie. E dietro, e dietro gli vanno abbruttiti e drogati del sbraitare, idiota di una politica borghese infame e dei mezzi di comunicazione asserviti, coloro che ancora si illudono e ci credono, cioè tutte quelle formazioni di partitini di estrema sinistra così eh, nati ultimamente che pensano no, di risolvere la questione dentro no, il, il Parlamento che non avranno nessun peso. Si, si dirà: eh, non siamo in un periodo rivoluzionario come quello del 19, è vero, ma appunto per questo sono necessari lo sviluppo, l'approfondimento e la diffus diffusione, scusate, specie per le giovani generazioni che subiscono sulla propria pelle i dissesti inevitabili del sopravvivere di un capitalismo stramaturo e condannato dalla storia. Cioè già tutti. Già molti economisti lo danno per finito questo, questo, questo sistema sociale di quella preparazione rivoluzionaria che può solo opporsi in maniera totale alla preparazione elettorale. Non è quindi il disertare le urne e fatevi gli affari vostri, cioè il qualunquivismo. Il messaggio deve essere questo, cioè quello di schierarsi sul fronte di una lotta di classe. Con tutto ciò che questo comporta a livello sociale e politico, disertare le urne non per fare propaganda all'antipolitica. Questo stupido spauracchio democratico dobbiamo essere per una politica rivoluzionaria che nelle mobilitazioni e nelle quotidiane lotte. Non solo quelle prettamente operaie, nella faticosa opera di organizzazione e direzione politica di un proletariato aggredito ad ogni parte, ancor diviso nel proprio interno, disperso e, opprezzo, e oppresso da decenni di controrivoluzione aperta e dissimulata. Prepari le condizioni perché sia finalmente abbattuto questo modo di produzione, che dibattendosi in una crisi economica senza fine e senza soluzione, che non sia quella di un nuovo purtroppo conflitto eh, mondiale, e lo vediamo che si sta avanzando anche oggi, eh, non belle notizie dal fronte Siria e Turchia, S quindi questo, questo sistema sta massacrando intere popolazioni, devastando intere aree del pianeta e prepara massacri e devastazioni ancora peggiori, vi basta l'inquinamento soltanto per avere il profitto. Eh, la temperatura del, del pianeta che si innalza, i 400.000 morti ogni anno, che ha calcolato eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità soltanto per l'inquinamento atmosferico, di questo se ne parla poco. Non, 400.000 sono quasi mezzo milione di persone che muoiono per questo, ma non solo le guerre, che ho cenato prima, ma la deforestazione, l'innalzamento della temperatura del, del pianeta, anche stamattina, stamattina eh, 19 febbraio per televisione dicevano che i scienziati sono allarmati perché il livello del mare, sta degli oceani sta crescendo del più del previsto, causa dissolvimento dei ghiacci. Delle, nelle calotte eh, della terra, Polo Nord e Polo Sud, no? questo non allarma nessuno, non allarma nessuno il fatto che i ghiacciai eh, si stiano sciogliendo grazie a questa temperatura, ma i ghiacciai anche degli, delle Alpi, quindi vorrebbe dire non avere più acqua corrente che corre sui rubinetti no? delle, nostre, eh, delle nostre case, ecco di questo... Ci dovremmo preoccupare molto, al di là del, della propaganda politica che oggi viviamo, no? di queste cose non si, no, nessuno ne parla, no? ma quindi dobbiamo avere una politica attiva per liberare l'umanità da questo sistema che la sta uccidendo. Quindi non. Uh, non andare a votare non per il qualunquismo, ma per iniziare a parlare di questi problemi, a fare organizzazione, a non essere che in due minuti la nostra attività politica deve essere quella. E qui chiudo la mia, uh, la mia posizione per quanto riguarda le elezioni. Ma perché questo? Perché eh, tornando a un altro argomento, che è un argomento eh, dove noi, eh, che riguarda più direttamente il mondo del lavoro, eh, la vicenda Embraco, la, che oggi eh, ha deciso di andarsene dall'Italia e quindi portando quasi 500 licenziamenti della classe lavoratrice. Ebbene, eh, la, questo scandalo, no? cosiddetto scandalo, che anche il, il ministro Calenda, che poi è un funzionario del capitale, anche lui perché fa rappresent rappresenta il capitale in, nella posizione dove lui ehm, è, no? si scandalizza e dice: Via questi perché se ne vanno, non, non parlo più con questi perché l'Embraco oh, se, se ne va in Slovenia, dove eh, la Slovenia dà. Incentivi a queste eh, alle fabbriche, purché vadano a impiantarsi nel proprio territorio. Ma è la legge del capitale, ognuno contro l'altro, ognuno contro tutti. Bene, eh, io vorrei dire al ministro Calenda che eh, dovrebbe fare, eh, quindi ha detto che andrà dalla UE per vedere se ehm, eh, fare qualcosa con, contro questa, secondo lui, eh, concorrenza sleale. Perché se ne va dove. Gli incentivi sono minori maggiori, dove il costo del lavoro è minore. Beh, io li cito soltanto. Non tanto tempo fa, il 30 ottobre 2017, a, a, a Porto Marghera c'è stato un convegno dove c'era anche eh, il presidente della commissione del bilancio della Camera Boccia. Per cui più o meno dove si chiedeva a Porto Marghera chiede di avere strumenti per tornare a competere, una zona franca. E, e quindi eh, ma non solo, ascoltate cosa diceva. Fin da subito si è concentrata l'attenzione sullo Z, zona uh, franca, che per ora promettono di aiutare solo il meridione. E questa è la, la, la citazione. La scelta dello scorso anno del governo di istituire zone economiche speciali sul sud, dobbiamo considerarlo solo il primo passo, ha detto. Ha spiegato in questo senso il presidente della Commissione Bilanci alla Camera, Francesco Boccia. Lo scopo è di creare condizioni favorevoli in termini economici, e finanziari e amministrativi. Che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, l'inserimento di nuove imprese a Porto Marghera. Ecco quindi, è sempre questo il meccanismo, no? perché viene accettato questo, questa legge, di questo sistema sociale che si chiama capitalismo. Produrre dove il costo del lavoro è minore in modo tale da essere concorrenziali nei confronti degli altri. E il risultato qual è? Il risultato che, eh, qual è che i, i lavoratori, i, i proletari, no? Devono mh, difendono, ecco io mi, eh, mi metto nei panni di quei lavoratori perché ho vissuto anch'io queste situazioni. Quindi, vedi il quando ti, quando ti dicono non ci servi più, sei licenziato, tu difendi il tuo posto di lavoro, perché il posto di lavoro è fonte di reddito, è tua fonte di sostentamento per te e per la tua famiglia. Io mi immagino la disperazione di quei, ehm, di quei lavoratori, no? perché non hanno la cosa fondamentale no? in questa società dove tutto vige sulla legge del denaro, cioè la possibilità di far vivere loro e la, la propria famiglia. Ma al sistema non interessa, per cui questi lavoratori sono pronti a difendere il proprio posto di lavoro. E come? E come lo difendono? Eh, accettando anche riduzioni di salario, accettando anche peggioramento delle condizioni di vita di lavoro, cioè che vengono attraverso l'aumento della produttività. Guardiamo cosa è successo in tutti questi anni, no? tutte le conquiste che sono state fatte nel 68 se ne sono andate proprio perché dovevamo essere concorrenziali e competitivi nei confronti delle altre aziende o delle altre nazioni. Abbiamo accettato la Job Act eh, o Imposta lo stesso ministro Calenda ha detto che noi abbiamo, noi come governo abbiamo fatto delle riforme che in Francia non riescono a fare, che è quella della Job Act, quella degli incentivi, e di dare soldi alle imprese, ci ricordiamo che Calenda no, ha... Um, Ecco il ministro che eh, sostiene l'iperammortamento per le aziende 4.0, un iperammortamento che ci costa eh, miliardi, eh, 9 miliardi e qualcosa, eh, ci costa 9,8 miliardi di subvenzionamento per queste imprese che metteranno all'interno delle fabbriche dei robot e questi robot espelleranno delle persone all'interno de dei posti del lavoro e noi come lavoratori, come ultimi, pur di sostenere la nostra fam uh, famiglia e, e il salario che ci permette di vivere, saremmo disposti anche a sacrificarci e a lavorare di più. È una vita che si avvita attorno a se stessa no? e non ne usciamo se rimaniamo, ecco quello dicevo prima della politica, se rimaniamo chiusi all'interno della fabbrica, ma dobbiamo in, eh, fare collegamento con dei lavoratori che stanno peggio di noi, quelli che hanno, fanno i, i gig economy cosiddetti, cioè quelli dei lavoratori, quelli che prendono molto meno dei lavoratori eh, che sono in fabbrica ora. Ma non si può andare avanti con un sindacato che ci spacca no? eh, divisi fabbrica per fabbrica, luogo per luogo, eh, categoria per categoria, senza avere un'indicazione generale di unificazione, che è quella di un salario garantito per i disoccupati, in modo che abbiano la possibilità di mantenere la loro famiglia e, e, a, e svolgere una vita libera e dignitosa, come Dice la Costituzione italiana. No? Eh, la borghesia non sa mantenere neanche quello che, eh, che promette. Eh, in realtà questo è l'obiettivo. Eh, no? Fare capire che cosa vuol dire avere anche le giovani generazioni, anche ai lavoratori, cosa vuol dire avere una economia dove il cosa e il come produrre sia panificato da chi lavora in armonia con l'ambiente, che siamo un. Non possiamo essere come adesso, no? la produzione slegata dal tutto, no? per cui creiamo inquinamento, per cui depauperiamo il territorio, per cui la natura diventa soltanto strumento per fare più profitti. Ecco questo. Dobbiamo propagandare e questa è la solidarietà, l'unica solidarietà che possiamo dare ai lavoratori della Embraco, ma non è solo i la lavoratori dell'Embraco, i la lavoratori dell'Embraco sono tanti e quindi fanno notizia, ma ci sono tantissime altre piccole fabbriche che. Eh, che sono in questa situazione e i lavoratori se ne vanno, vengono licenziati e nessuno ne parla. Sono una marea di queste persone. E quindi, quando è stato tagliato la cassa integrazione, quando è stato tagliato un, um, eh, tutti quei eh, sostegni economici a chi rimaneva eh, senza lavoro, dove erano questi politici no? ai quali non interessa la vita delle persone? Interessa, hanno fatto un decreto-legge in 24 ore per dare 20. 20 miliardi alle banche per salvarle, perché questo era salvare il sistema e non riescono a trovare la soluzione per salvare 500 posti di lavoro in questo momento. In realtà non interessa mettere in discussione queste leggi di, eh, eh, economiche eh, de, della società borghese, anzi, loro sono i rappresentanti, poi si lamentano di queste contraddizioni. Ecco, dobbiamo propagandare questo, dobbiamo propagandare che bisogna essere solidari con i lavoratori eh, del. Eh, dei trasporti che hanno fatto sciopero ultimamente, quindi un salario eh, per, per chi rimane disoccupato, una forte riduzione dell'orario di lavoro in modo tale che noi non ci possiamo, noi lavoratori, scontrare uno contro l'altro perché, eh, eh, perché così eh, il mio il mio costo del lavoro è minore di quello della fabbrica, eh, della fabbrica vicina ecco è questo che noi dobbiamo riflettere è questo che noi dobbiamo iniziare a fare dobbiamo iniziare a fare a rete a far capire che eh, a pensare a che tipo di società non serve pensarla c'è Ci cioè già un oh, marca aveva già messo il suo programma che tipo di società eh, c'è bisogno per eh, società come produrre economicamente eh, c'è già il programma ecco Dobbiamo riprenderlo in mano, dobbiamo e sappiamo che è un lavoro da Sisifo, quello di ripropagandare queste idee. Io ho per il momento concluso, eh, vi ringrazio di avermi ascoltato, anche se sono stato un po' accalorato nel, nella mia esposizione. Vi saluto e vi aspetto dopo le lezioni fra 15 giorni. Ciao a tutti.